Oggi parliamo di sogni. Cosa sono i sogni? Come li possiamo interpretare? Che significato hanno? È sempre stato il sogno una cosa che attira molto perché sono criptici, non li capiamo mai bene o sono troppo semplici per cui non ci interessano. E Freud diceva che il sogno è la via regia che porta all'inconscio. Quindi per noi psicoterapeuti, psicanalisti, hanno una grande importanza e deve averlo anche per il paziente, perché quando noi sogniamo non abbiamo la coscienza. Quindi, non avendo la coscienza, noi possiamo esprimere quelle cose che di solito teniamo nascoste. Per questo c'è un'interpretazione del sogno. Le cose che teniamo nascoste, che ci fanno paura, che non vogliamo affrontare, il sogno ce le ripropone, ma ce le ripropone in una maniera un po' criptica, per cui abbiamo bisogno di imparare a interpretare attraverso i simboli, attraverso anche un lavoro psicanalitico che magari psicoterapeuta che magari possiamo fare. Dobbiamo cercare di capire che cosa sta succedendo, perché il sogno ci dà sicuramente un'arma in più per capire noi stessi. Quindi il sogno diventa un compromesso, sì, è un compromesso che però se riusciamo a interpretarlo può aiutarci molto. Il sogno poi potrebbe anche trasformarsi in incubo. L'incubo è più o meno la stessa cosa del sogno, cioè sono delle cose che noi non vogliamo assolutamente affrontare, che ci fanno molta paura. Pensate ad esempio se dobbiamo affrontare un esame pesante, pericoloso, che ci dà dei problemi, una riunione con i colleghi, qualcosa che appunto non è, non riusciamo a spiegarcela bene e poi specialmente ci fa paura. Quindi l'incubo può proporci la stessa cosa, che non è però reale come quella che dobbiamo affrontare, ma attraverso delle metafore, attraverso dei simboli che appunto interpretandoli possiamo capire il nostro stato d'animo e perché ci siamo all'improvviso svegliati tutti sudati e magari sognando che cadavamo da una roccia, oppure che facevamo qualcosa di pericoloso. Quello ci può portare a pensare che effettivamente quello che dobbiamo affrontare ci fa molta paura e quindi l'incubo arriva come un cavallo al galoppo e ci fa svegliare, per fortuna, perché svegliandoci noi possiamo rivedere e ricalmarci, ma anche capire che attraverso quel messaggio del sogno noi forse possiamo aggiustare la situazione e poi trarne un vantaggio.